Io ho scoperto l'esistenza di scopriminiera, delle miniere del talco turistiche, una quindicina di anni fa, quando mia figlia era piccola, quindi siamo andati a visitare questo sito. Entrando quindi in questa particolare miniera, mi ha affascinato l'aspetto proprio dell'estrazione del talco, in quanto io come attività principale sono nel settore lapidio, noi estraiamo la pietra di Lucerna. Quindi vedendo un po' queste caratteristiche mi ha affascinato proprio il sistema, il tipo di coltivazione che viene effettuato qui nelle grotte. In seguito, nel 2010, ho impiantato la prima vigna di Pinot Nero, quindi Chardonnay e il Blanc Vert. Ho pensato di un po' una sfida a creare una bollicina locale, anche se non c'era esperienza in merito. Quindi siamo partiti nel 2010, la prima vendemmia 2013. Sostanzialmente la prova che ho voluto fare era, abbiamo fatto la classica, quindi vendemmia a settembre, la vinificazione normale. Alla primavera successiva mi è venuto in mente di portare le bollicine in questo sito perché ci sono delle caratteristiche climatiche particolari. Noi siamo riusciti, non è stato così facile, avere l'autorizzazione della repressione frodi e la collaborazione con l'Autunno di Scopriminiera, di avere un sito per poter lasciare le bollicine per la presa di spume un paio d'anni. Nella miniera, quella proprio che siamo qua di fronte, nella Paola, abbiamo noi, come dicono in gergo i minatori, abbiamo una trancia laterale circa 850 metri dall'ingresso e dopo varie verifiche proprio con i tecnici abbiamo verificato che proprio in quel punto sono 10 gradi costanti tutto l'anno. Quindi le condizioni 10 gradi di temperatura costante, l'umidità abbastanza elevata e il buio per le bollicine per la presa di spuma sicuramente è quello più, la parte più interessante. Adesso siamo nel 2018, sono 4 anni che portiamo le bollicine qua nella miniera, quest'anno stiamo portando la vendemmia quindi 2017 e riportiamo indietro, particolarmente oggi dalla Gianna, riportiamo indietro le bollicine che abbiamo fatto del 2015. Ah, questa è la mia.